Doppiamente fortunati i 500 spettatori che si sono aggiudicati un tagliando per la data zero del tour teatrale di Daniele Silvestri domani all'Auditorium San Domenico di Foligno. Innanzitutto perché la data è sold out da giorni e poi perché, come spiegato da Silvestri oggi in conferenza stampa al ridotto dell'Auditorium San Domenico, quello di domani sera sarà davvero un numero zero, un concerto di prova e sperimentazione nel quale il pubblico sarà chiamato a dire la sua. Perché Foligno, appunto, al di là della risposta più semplice di tutte, che però è la prima che ci siamo detti. Qui è particolarmente giusto, un po' perché siamo davvero a metà del paese, un po' perché lo rappresenta, perché si respira qualcosa di antico da queste parti, ma non in una maniera opprimente, perché invece c'è anche i ragazzi che incontriamo di sera o di notte quando usciamo, le persone con cui ci capita di avere a che fare, sono testimonianze del fatto che questa mi sembra una cittadina come minimo dinamica, come minimo viva, e non ancorata soltanto, non so, al suo passato e ai suoi innegabili pregi. E poi il fatto che si mangi bene per me non è marginale e non lo è assolutamente per nessuna delle persone coinvolte, a cominciare dai tecnici, e qui si mangia davvero in maniera strepitosa, sinceramente lo metterei quasi in cima alla lista delle motivazioni, magari un po' meno sagrantino, brasate qualsiasi cosa da sta parte, però è fantastico. Questo disco, ha detto Silvestri riferendosi ad Acrobati, è la cosa più bella che io abbia mai fatto sinora, figli esclusi. Silvestri ha parlato di una vera e propria eruzione creativa, quella che lo ha portato a riunire una miriade di appunti digitali raccolti nel suo iPhone per un lavoro che lo porterà in tutte le regioni d'Italia perché, ha aggiunto, era mio desiderio ed è motivo d'orgoglio cercare di rendere quest'ultimo lavoro a disposizione di tutti coloro che lo vogliano ascoltare. Domani toccherà ai 500 fortunati del suggestivo Auditorium di Foligno.